Allora, dicevamo, la seconda tipologia di visite è quella in profondità, che è l'esatto contrario della visita d'ampiezza. Qual è la caratteristica della visita d'ampiezza? Quella d'ampiezza che abbiamo appena visto, che non va mai a considerare un vertice nuovo finché non ha finito di considerare tutti quelli dello stesso livello. Quindi, prima guardo tutti i miei adiacenti, poi mi sposto avanti. La visita in profondità fa esattamente il contrario. Nel senso che mi sposto su un vertice e poi chiedo ricorsivamente a quel vertice visita i tuoi adiacenti. Ma per come funziona la ricorsione, lui che cosa farà? Prenderà il primo dei suoi adiacenti e gli chiederà ricorsivamente visita i tuoi adiacenti. E quindi di fatto, poi l'implementazione può essere ricorsiva o meno, è indifferente, ma è il concetto che è caratterizzante. Il fatto è che io visito un nodo, poi questo ne visita un altro, poi visita un altro, ma non finisco di visitare il nodo prima di passare al successivo. Per questo si chiama visita in profondità, perché come prima cosa vado avanti, vado in profondità, poi quando arrivo al fondo torno indietro e provo altre strade, ma finché non sono arrivato fino in fondo non provo altre strade in partenza. È molto simile la visita in profondità, anzi la stessa cosa quasi, delle visite che avete visto nel caso degli alberi, quando si parlava di visita in order, post-order, pre-order, eccetera, ma erano tutti tipi di visite ricorsivi, implementate in modo ricorsivo, ma di tipo profondità. Perché la prima cosa che facevo è andavo giù nell'angolo in basso a sinistra. Non visitavo la radice, poi i nodi del primo livello, poi quelli del secondo livello. No, andavo giù fino in fondo, poi a seconda che fosse pre-order o post-order, i nodi diciamo, che incontravo sul cammino li vado a considerare quando scendo oppure quando risalgo. Questo dipendeva, ma in ogni caso la prima cosa che faccio è scendo giù fino a sinistra. Prima di aver visto il primo, secondo e terzo livello, vedo l'ultimissimo livello e poi torno indietro. E nel caso del grafo è la stessa cosa, con solo un'attenzione al fatto che un grafo può essere ciclico e quindi quando faccio la ricorsione devo scendere solamente su vertici che non ho ancora visto prima, perché altrimenti rischio di fare ricorsione su un ciclo e quindi andare all'infinito giù nel tunnel. Nel caso dell'albero non c'era problema, nel caso del grafo c'è qualche attenzione in più. Quindi di fatto l'algoritmo di visita in profondità partendo da un vertice dice: parto da un vertice V, la sorgente, poi preso questo vertice considero tutti i vertici W adiacenti a questo V, vado a vedere di questi vertici W quali non sono ancora stati visitati, perché quelli che sono già stati visitati li posso cancellare, ignorare, e per quelli che non ho ancora visitato li visita, cioè li stampa, li fa qualcosa, ne tiene conto, e poi ricorsivamente va a visitare in profondità i figli del nodo W. Adesso, riusando la terminologia degli alberi, questa sarebbe una visita in preordine, cioè prima considero il nodo e poi considero i suoi. Là li chiamavo figli, qui non sono figli perché non abbiamo un albero, li chiamiamo genericamente adiacenti. Se fosse invece, se volessimo invece una strategia in post-order, dovremmo mettere prima DFS e poi visit, no? Chiaramente li scambio. Nel caso di un grafo non esiste il corrispettivo della strategia in order, perché in order ha senso solamente quando ho esattamente due figli per ogni nodo, sinistra, io, destra. Qui quando il numero di adiacenti è variabile non ha senso dire qual è, dopo il primo, dopo il terzo, dopo quello di mezzo, non avrebbe senso. Quindi le due, diciamo così, piccole varianti sono: lavoro sul nodo prima o dopo aver fatto ricorsione. Ma in ogni caso non vado a considerare il secondo tra gli adiacenti finché ricorsivamente non ho esaurito tutti gli adiacenti del primo. E vediamolo sempre sullo stesso grafo di partenza, quindi lo stesso grafo di prima, partendo dallo stesso nodo sorgente. Prima avevamo fatto una visita in ampiezza su questo grafo. Vediamo cosa fa invece una visita in profondità. Allora, la prima cosa che si chiede è: ok, caro nodo S, quali sono i tuoi adiacenti? R e W. Prendo il primo.
R e vado su R. W lo mettiamo da parte. A questo punto sono su R e mi chiedo quali sono i tuoi adiacenti? V. Ok, vado su V. Chiedo a V quali sono i tuoi adiacenti non ancora visitati, chiaramente. Nessuno. Ok, allora torno indietro. Da V torno indietro a R. E richiedo R, ma allora i tuoi adiacenti quali sono ancora da visitare? Lui mi dice nessuno, avevo solo V, l'ho già visitato. Torno indietro su S e chiedo S, hai ancora degli adiacenti che non abbiamo ancora visitato? Sì, ho W, ok, andiamo su W. E chiedo a W, quali sono i tuoi adiacenti non ancora visitati, quindi escludendo S? T e X, ok, cominciamo da T. A questo punto, prima di considerare X, chiederò a T, T, quali sono i tuoi adiacenti non ancora visitati? U e X, ok, facciamo U. E allora chiedo a U, quali sono i tuoi adiacenti non ancora visitati? Y. E chiedo a Y, quali sono i tuoi adiacenti non ancora visitati? X. Poco importa che X fosse già prenotato da T, o anzi da W. A questo punto vado su X e gli chiedo, X, quali sono i tuoi adiacenti non ancora visitati? Nessuno? Va bene, torniamo indietro. Torno a Y. Y, quanti adiacenti hai ancora non visitati? Nessuno. U? Nessuno. T? Nessuno. W? Nessuno. C'avevo X ma me l'avete fregato. Ci siete già arrivati da un'altra parte. E quindi non ho più nulla da fare. È per quello che questo pseudocodice non può calcolare tutti i nodi adiacenti non ancora visitati e dopo fare la ricorsione. Deve calcolare gli adiacenti e poi appena prima di fare la ricorsione si chiede ma questo nodo che un attimo fa non era ancora visitato, non è che nella ricorsione me l'avete visitato perché l'avete trovato da un altro cammino. Quindi questo controllo di nodo visitato lo devo fare appena prima di fare la ricorsione, non lo posso fare quando mi creo l'elenco dei nodi da visitare. Dettaglio implementativo. Allora, questo è il risultato di una visita in profondità. È abbastanza innaturale, se voglio chiamarlo in un certo modo, no? Perché dice, ma, vado a fare dei giri strani, sicuramente il percorso da S a X, non dico che è il più lungo possibile, perché forse non c'è limite al peggio, ma sicuramente non è più breve. Mentre la visita in ampiezza, no? Mi dava la garanzia di fare il numero minimo di passi per raggiungere qualunque nodo, e la visita in profondità no. È più semplice da implementare, perché non ci sono gli insiemi, i livelli, tener conto, eccetera. C'è una procedura ricorsiva e va, è molto più rapida. Se non mi interessa tanto l'ordine, o mi interessa tanto avere la compattezza, è più comoda da scrivere. In più, anche qui posso considerare nella visita il grafo e l'albero di visita, no? Perché anche qui ogni nodo lo scopro una volta sola. Allora mi sono insegnato in rosso gli archi che mi hanno permesso di scoprire nuovi nodi, e quindi ciò che è rimasto qua disegnato in linea rossa è l'albero della visita in profondità, meglio di una visita in profondità possibile di questo grafo a partire dal nodo S. E in questo caso l'albero ha 1, 2, 3, 4, 5 livelli di profondità, no? Della distanza da, perché S, X è una foglia di quest'albero, S è la radice. In ogni caso è sempre un albero. È più profondo normalmente, di sicuro, rispetto all'albero della visita in ampiezza, perché quello lavora sul numero minimo assoluto di livelli. Quindi è un albero diverso. Dicevo un albero di visita in profondità perché a seconda dell'ordine con cui considero i vertici, qui ho fatto WTX, avrei potuto benissimo fare WXT. Dipende se tra gli adiacenti di W in che ordine li considero. In questo caso ho cercato di mantenere sempre l'ordine alfabetico, tanto per averne uno a caso, ma
Qualunque ordine è altrettanto lecito, no? E quindi danno alberi di visita leggermente diversi. Ma pur sempre alberi e pur sempre visita, cioè toccano tutti i vertici della componente connessa. Vabbè, quindi a questo punto, quando ecco, l'algoritmo ritorna S, ovviamente si ferma perché esaurisce la ricorsione, esaurisce la chiamata top level della ricorsione, e ciò che io posso ottenere è l'albero della visita. Ecco, finora abbiamo parlato di grafi non orientati, poi dopo facciamo anche l'esempietto sulle ferrovie, ma come immaginerete sono due righe, quindi. Finora abbiamo parlato di grafi non orientati. Cosa succede invece in grafi orientati? Beh, in grafi orientati non è che cambi molto. Ovviamente quando devo attraversare un arco lo posso attraversare solo se sono nel verso giusto, se la freccia esce dal mio nodo e vado nell'altro. Gli algoritmi sono esattamente gli stessi, identici, non c'è bisogno di cambiare nulla. Nei grafi orientati però c'è qualcosina in più. Ma posso classificare, a volte lo si fa, a volte è utile farlo, classificare gli archi secondo quattro categorie diverse. In particolare ci sono, pensiamo a un grafo orientato questa volta, non un grafo non orientato, mettiamoci in testa questo, e lo visitiamo a partire da un certo nodo di partenza, magari S. No? È orientato questo grafo. Allora, in una visita, quali sono gli adiacenti a S? Pensiamo di fare ad esempio la visita in ampiezza. In ampiezza ho livello 0 c'è S, livello 1 ci sarà Z perché è raggiungibile da S, W perché è raggiungibile da S, V no perché non è raggiungibile, ha l'arco contrario, livello 1. Livello 2, cosa raggiungo da Z a Y, cosa raggiungo da W a X. E poi basta, nel senso che da S è solo raggiungibile questa porzione del grafo. Quest'altra porzione è un'altra componente connessa. Non è raggiungibile da S questa parte. V non si può raggiungere, T non si può raggiungere, U non si può raggiungere. Vabbè, capita, no? Come con le nostre ferrovie. Una visita in profondità è un po' più complicata. Da S vado a W, da W vado a X, da X vado a Z, da Z vado a Y. Ad esempio, questo è un modo. A seconda dell'ordine con cui considero i vertici. E quindi avrò un albero che in realtà è un zigozago, è solamente una grafo lineare. È piccolo, è semplice questo. L'alternativa, l'altra visita in profondità possibile è S che va a Z, che va a Y, che va a X, e poi da Z vado a W, un altro modo. Oppure potrei fare S, Z, W, X, e poi da Z a Y. Sono alberi di visita in profondità tutti validi, alternativi, dipende solo dall'ordine con cui considero i vertici adiacenti a un vertice dato. Ma poi, dopo che ho finito la visita in profondità, ho evidenziato alcuni archi che sono gli archi dell'albero di visita. Tra i vari possibili, qua ne ho scelto uno. In questo caso ho completato la visita prendendo un altro nodo dell'altra componente connessa, in questo caso T, per visitare anche l'altro. Questa è una foresta, non è un albero, perché ho due componenti connesse. Ma in realtà il ragionamento si fa componente per componente, quindi. I restanti archi li possiamo vedere in modo diversi. Cioè, vediamolo prima intuitivamente. Guardate l'arco che va da X a Z. È un arco che intuitivamente torna indietro. No. Guardate l'albero. L'albero fa SZ, poi Z a W a Y e poi Y a X. Se me lo vedo sviluppato come albero, l'arco da X torna a Z, che è un suo progenitore. Ok? Ho degli archi che tornano, tra virgolette, da un nodo a un suo progenitore secondo il grafo di visita. Non è un progenitore in assoluto, perché questo non è un albero. Ma dopo che ho fatto la visita, l'albero di visita definisce una relazione padre-figlio. Poi ho gli archi come quello che va da S a W.
che invece va da un nodo a un suo figlio, anzi un suo nipote. Non appartiene all'albero di visita, ma porta un nodo che è un pronipote del nodo di partenza. Cose che in una visita in ampiezza non ci potrebbero mai essere. L'albero di visita in ampiezza, se un nodo, se un percorso diretto verso un figlio, un percorso più indiretto verso lo stesso figlio, l'albero di visita in ampiezza prende sempre quello diretto. Quello lungo non ce l'avrà mai. Questa è una visita in profondità, quindi può darsi che faccia un giro strano per trovare un nodo che in realtà era già collegato. Allora, questi sono archi opposti, uno che va da un nodo a un suo progenitore e l'altro che va da un nodo a un suo pronipote. E poi ho altri archi, tipo quello di W più X, che collegano due nodi che non sono tra di loro legati da relazioni di padre e figlio. W non è padre di X, secondo il grafo di visita, e X non è padre di W, secondo il grafo di visita. Allora, questi tipi di archi hanno un nome, TBFC, T sta per tri, albero, cioè gli archi che fanno parte dell'albero di visita, di un albero di visita, dipende da come ho fatto la visita. Poi ho gli archi back, gli archi che tornano indietro, da un vertice a uno precedente, che se ci pensiamo sono quelli che creano i cicli, perché torno indietro e poi lungo l'albero di visita posso ridiscendere allo stesso nodo, e poi posso tornare indietro e ridiscendere allo stesso nodo. I cicli sono fatti dagli archi back. Poi ho gli archi forward, che da un nodo puntano verso un figlio, però non creano un ciclo, perché in realtà sia il percorso lungo l'albero di visita, sia il percorso lungo l'arco forward, vanno entrambi nella stessa direzione. Sono due percorsi alternativi per la stessa direzione. E gli altri li chiamo archi cross, cioè attraversano in orizzontale l'albero, saltano da un ramo all'altro, ma non vanno in avanti o indietro lungo i rami, se vogliamo mantenere l'immagine dell'albero. Quindi, completando questo piccolo grafo orientato, vediamo che quelli in eretto sono i grafi tree. Poi ci sono gli archi che tornano indietro, i back, che sono quelli che vanno da B da X a Z, da U a T, non capisco questo, non me lo ricordo, quale sia la regola sul caso di più componenti connesse. Poi ci sono gli archi forward, in questo caso ce n'è uno solo, e poi ci sono i C, che sono gli archi che collegano nodi che non hanno relazione di parentela. Non sono sicuro che questo non sia un C. Devo verificarlo. Questo qui è il mio dubbio, perché V non è figlio di S. E questi C invece collegano, appunto, rami diversi dello stesso albero. Alcuni tipi di algoritmi che lavorano sui grafi trattano in modo diverso questi tipi di archi, no? Ad esempio, quello che vi dicevo è, per sapere se un grafo orientato è ciclico oppure no, basta fare una visita e cercare i grafi back, gli archi back. Se non c'è nessun arco back, il grafo non è ciclico, ma è anche vero il contrario. Se il grafo è ciclico, c'è di sicuro almeno un arco back. E questo indipendentemente da come ho fatto la visita in profondità non è univoca, non sappiamo. Però questo teorema vale in generale. Quindi un'operazione di ricerca di cicli, che potrebbe essere una cosa complicata così a prima vista, come faccio a sapere se c'è un ciclo? Beh, devo provare tutti i possibili percorsi. E tutti i possibili percorsi sono dell'ordine del fattoriale del numero di vertici. Invece qua mi dice una cosa molto più semplice, no, fai una visita in profondità e vai a vedere negli archi restanti se ce n'è uno che è collegato a un suo progenitore. Se sì, il grafo è ciclico, se no, il grafo non è ciclico. Quindi sono quei risultati, a prima vista sembra quasi inutile andare a fare questo ragionamento sugli archi, ma poi in realtà ci dà delle informazioni che alcuni algoritmi, no, più avanti, ad esempio il test di ciclicità, possono sfruttare. L'ultima slide sulle visite, credo, sì, la complessità in entrambi i casi è lineare nella dimensione del grafo, lineare nel numero di vertici e nel numero di archi.
ma che sia lineare è abbastanza semplice, perché ogni nodo viene considerato una sola volta. E anche ogni arco viene considerato una sola volta. Non mi chiedo mai due volte, non cerco mai due volte di passare dallo stesso arco. E quindi la complessità è equivalente a considerare tutti i nodi e considerare tutti gli archi. Chiaro che la complessità è lineare nel numero di nodi e nel numero di archi, per questo è indicato il più. Nel caso dei grafi densi, ovviamente il numero di archi è dell'ordine del quadrato del numero di vertici, quindi questa complessità diventa quadratica nel numero di vertici, nella dimensione del grafo intesa come numero di vertici, ma è pur sempre lineare nella dimensione del grafo intesa come numero di archi. Quindi sono operazioni tutto sommato poco costose, tanto di meno non si può fare. E abbiamo già visto in JGraphT come si implementano, si implementano attraverso queste classi iteratori del package traverse, che sono tutte figlie dell'interfaccia GraphIterator, che, come abbiamo visto, senza pensarci troppo, ha due metodi che sono next, 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 come tutti gli iteratori di questa terra, o perlomeno di questa Java. Ma in più, questi iteratori di grafo hanno delle funzionalità aggiuntive, nel senso che permettono di registrarsi a degli eventi. Cioè l'attraversamento del grafo, dato da un iteratore, genera degli eventi. E di questi eventi io posso registrare dei listener, così come faccio con le interfacce grafiche, no? Il modello è lo stesso. Perché io posso avere un grafo, lo voglio attraversare, ma voglio sapere tutte le volte che viene attraversato un arco, tutte le volte che la visita esaurisce una componente connessa e poi magari comincia quella successiva. E quindi è possibile registrare con un metodo addTraversalListener una mia classe listener che, implementando i metodi che voglio, reagisca a uno o più di questi eventi. Se mi interessa. Se mi interessa semplicemente visitare i nodi, lo faccio dentro il ciclo dell'iteratore. Ma se invece durante questa visita voglio attivare altre funzioni, no? Voglio avere altre informazioni, lo posso fare attraverso questa registrazione di listener, così come facevo per le interfacce grafiche. Chiaramente gli eventi non sono più il click, il text change, eccetera, ma sono attraversato un arco, attraversato un vertice, eccetera. E se dovessimo fare qualcosa di più, ovviamente quando, ad esempio, se volessimo scoprire qual è l'albero di visita in ampiezza che abbiamo appena fatto nel nostro programmino, nell'iteratore io ho i nodi uno dopo l'altro, ma non c'è nulla che mi dice quel nodo da chi è stato scoperto. Ma se io invece registrassi un iteratore sul un listener sull'edge, allora l'edge listener, se andate a vedere, possiamo anche andare a vederlo. Add traversal listener, esiste un traversal listener che ha un metodo edge traversed. Il metodo edge traverse riceve come parametro un evento di tipo arco attraversato, e l'evento di tipo arco attraversato ovviamente ha il metodo getEdge che mi restituisce l'arco. E quindi nell'arco io so qual è l'opposite vertex, lo chiamavamo, no? Il vertice dall'altra parte. Quindi se voglio solo visitare i nodi mi basta usarlo come iteratore semplice. Se voglio conoscere di più sul meccanismo di visita, quindi mi serve andare a intercettare alcuni punti per magari salvarmi informazioni in più, lo posso fare andando a fare una visita mentre scateno questi eventi, i quali nel momento in cui vengono richiamati ricevono in premio un oggettino che gli dà l'informazione di cosa sta succedendo. In questo caso l'arco che è stato traversato, oppure nel caso del vertex traversed riceve un oggetto vertex traversal event che, immaginiamo un po', conterrà dentro un metodo getVertex che gli dice qual è il vertice che ho appena attraversato adesso.
Quindi se ci servisse fare di più, li abbiamo lì, lo si fa in questo modo. Ecco, gli iteratori che sono definiti in questa libreria, due li conosciamo già, l'iteratore per la visita in ampiezza e l'iteratore per la visita in profondità. Ce n'è un terzo, che è un iteratore closest first, in cui ad ogni passo guardo tutti i nodi adiacenti e scelgo quello più vicino. No? E quindi è una sorta di breadth first, una sorta di visita in ampiezza, dove però i livelli non corrispondono al numero di archi che attraverso, ma alla somma dei pesi che incontro lungo il percorso. Non mi dà la garanzia di avere il peso minimo, perché io potrei avere la somma di pesi minima facendo un percorso più lungo di quello che ho scoperto per la prima volta. Lo vediamo tra un attimo cosa si fa a fare i percorsi minimi. Però ti dà percorsi dove il concetto di brevità è dato dalla somma dei pesi e non dal numero di archi che attraverso. E poi ci sono un altro iteratore un pochino più complicato, che di fatto mette in ordine, cerca di mettere in ordine lineare i nodi di un grafo e visitarli secondo quell'ordine, ma noi non ce ne occupiamo. No, si chiama ordinamento topologico dei nodi. Ok. Questo per quanto riguarda le visite. Ecco, se vogliamo per completezza, nel nostro programmino delle ferrovie possiamo aggiungere anche una visita in profondità. Basta replicare ovviamente queste 4-5 linee. Se riesco a selezionarle. Chiamiamola DFS per depth first. Sarà una depth first iterator. Si fa nello stesso modo, chiaramente cambia solamente l'iteratore. Fatemi commentare questo perché altrimenti stampa una paginata di stazioni. Però lasciamo nel codice, visita in profondità. Vediamo cosa salta fuori. Cancelliamo la console. Vai. Ecco, la visita in profondità è molto diversa. Ovviamente parte sempre da Torino Porta Susa e poi sceglie una linea. Quale? Non lo so, lo vediamo. Torino Rebodengo Fossata, Torino Stura, Settimo Brandizzo Chioasso Voltigiano, San Benigno, ha scelto questa linea arancione. E va avanti, va fino in fondo, arriverà fino a Pont. No. Non arriva fino a Pont. La Riverola, Fabia, Salassa, ho dimenticato qualcosa. Allora, anche qua mi sono perso dei nodi perché dovrebbe andare avanti. Fedetto Riverola, dovrei andare a controllare nel database che ci siano tutti gli archi. Poi, finita questa, torna indietro, praticamente indietro, 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 dovrebbe tornare no, in realtà scusate, la prima che ha scelto è questa blu, Settimo Brandizzo Chivasso, poi è tornato indietro fino a Settimo e ha fatto l'arancione Porta Susa, Rebaudengo, Stura, Settimo Brandizzo Chivasso, verso est. Non trova più nulla, torna indietro, Chivasso torna a Brandizzo, Brandizzo torna a Settimo, Settimo scopre che poteva anche andare verso nord, linea arancione, Volpiano, San Benigno, Bosconero, Folletto, Rivarolo. Poi per qualche motivo i nodi sopra non li ho messi, avevo fatto un errore io di copia e incolla. Poi da Rivarolo non torna più niente, torna indietro fino a Settimo, non ci sono altri bivi possibili, torna indietro fino a Stura, non ci sono altre strade possibili, torna indietro a Rebaudengo, non c'è niente, torna a Porta Susa. Porta Susa comincia a considerare la prossima alternativa, che secondo lui, secondo l'ordine con cui li sta visitando, è Lingotto. E allora a questo punto va giù, siamo a Lingotto, che è qua,
E vediamo se sceglie di andare verso Moncalieri, no, la prossima fermata, o verso Porta Nuova. Può andare verso queste due direzioni da Lingotto. Sceglie di andare a Moncalieri, una volta che è a Moncalieri, anche qua ha due direzioni, verso Pinerolo o verso Chieri. Lui sceglie di andare verso Pinerolo, Michelino Candiola, Rasca, eccetera, fino a Pinerolo. E fa tutta la linea blu. Poi torna indietro, torna a Lingotto e sceglierà di andare giù a questo punto. Moncalieri, Trofarello, Villa Stellone, Carmagnola, eccetera, eccetera. Fa prima la parte verso Bra, che è questa qua sotto, poi tornerà su, sempre a Trofarello, e fa Chieri. Messo qua in fondo. Chieri, che è il successore di Trofarello, che si trovava lassù. Qui da Trofarello è andato verso Bra, poi è tornato a Trofarello e ha fatto Chieri. Fatto Chieri, è tornato a Lingotto, e da Lingotto a questo punto ha provato l'altra via, Porta Nuova. Poi da Porta Nuova ha preso la linea verde. Rugliasco, Collegno, eccetera, eccetera, fino a Bardonecchia. Quindi lavora così, va avanti e indietro. No? È un po'... è più locale come ricerca. Se voi vi immaginate un topolino in un labirinto, o vi immaginate voi di essere in un labirinto e cercate di uscire, fate così. Andiamo fino in fondo di qua, poi quando non trovo torno indietro. E quando incontro un bivio, vabbè, quando torno indietro provo l'altra strada, poi torno indietro. Riesco la vita a seguirla così, no? Vedere che va avanti, torna indietro, va avanti, torna indietro. È una cosa continua, in certo senso, sul grafo. Mentre invece la vita in ampiezza non è continua, ricordiamo che saltava, lo immaginavamo più come una spirale che però saltava da una linea all'altra. Quindi se davvero devo movimentare qualche cosa facendo la visita, mi conviene la vita in profondità. Non mi dà i percorsi minimi, ma mi dà dei percorsi continui, più contigui, maggiormente contigui. Mentre invece la visita in ampiezza mi dà, se vogliamo, il numero minimo di livelli, però devo poter accedere in modo arbitrario a tutte le linee, a tutte le direttrici possibili. Vabbè, questo però per dire che tutto sommato è facile, avendo un grafo, visitarlo. E abbiamo scoperto, facendo le visite, almeno due errori. Uno che manca questo pezzo di linea, l'altro che questo pezzo di linea c'è di sicuro, ma non è connesso all'altro. C'è, perché mi ricordo di aver rimessi questi nomi qua, ma manca almeno una tratta che rende il grafo non connesso. Ok. E se volessimo fare di più, perché qui stiamo dicendo quali sono le stazioni raggiungibili da una stazione data. Noi abbiamo sempre in mente questo, no? Ovviamente. Vabbè, chi progetta un sistema metropolitano, se non è... Stavo per dire se non è stupido, poi mi sono ricordato che quello di Torino non è connesso, ma... diciamo così, nel modo ottimale, nel modo diciamo, più normale, cerca di costruire un sistema che sia connesso comunque, quindi da ogni nodo arriva a tutti gli altri. Ma il problema non è quello di raggiungere tutti gli altri, no? Il problema che ci poniamo è un problema di raggiungerlo nel modo più furbo. Allora, dicevamo, il grafo piemontese è un albero, non ci sono cicli. Qui non hai scelte, per raggiungere, che ne so, None, partendo da Bosco Nero, hai un modo solo. Sì, poi puoi decidere se cambiare treno Stura o Porta Susa, ma alla fine il percorso che devi fare è unico. Questo è un albero. Non è un grafo ciclico. Ma nel caso in cui il grafo sia ciclico, il problema non è trovare il percorso, è trovare il percorso migliore. Allora, qui si apre tutto un altro capitolo. Nuovo, che chiamiamo ricerca dei cammini minimi su un grafo. Cioè non è solo trovare il cammino. Dato che i cammini li so trovare, facendo una visita in ampiezza, facendo una visita in profondità, nel caso in cui il grafo non sia pesato, i cammini che trovo grazie a una visita in ampiezza sono quelli migliori. Ma nel caso in cui invece il grafo sia pesato, non è detto. Come faccio? E ci sono vari algoritmi di cui cercheremo di capire come funzionano e poi vedremo
per fortuna sono già implementati, non ce li dovremmo implementare noi, anche se molti sono semplicissimi in realtà, proprio per calcolare questi cammini minimi, che è un problema ricorrentissimo nei grafi. In tutti i grafi pesati è quasi sicuro che tu debba trovare il cammino minimo tra due nodi. Allora, troviamo un attimo, ragioniamo un attimo sulle definizioni. Innanzitutto ricordiamoci, sempre 2 settimane fa, che cos'è un cammino. Un cammino era una sequenza ordinata di vertici, con un vertice di partenza, un vertice di arrivo, e tale per cui tra coppie di vertici consecutivi lungo la sequenza esistesse un arco nel grafo che lo rappresentava. Il caso più generale dei grafi che vogliamo considerare è il caso dei grafi orientati e pesati. Questo è il caso più complicato, perché poi per passare da, se un algoritmo che funziona per un grafo orientato e pesato, funzionerà anche automaticamente su un grafo non pesato, perché basta mettere tutti i pesi uguali a 1. E funzionerà anche automaticamente su un grafo non orientato, perché ogni grafo orientato si può sempre pensare con i due archi orientati dove ce n'è uno, no? E quindi il caso del grafo diretto, orientato e pesato è il caso più generale. Quindi ci mettiamoci in quel caso lì, okay? Che è anche quello più interessante. Sicuramente pesato, perché se no parlare di cammini minimi non serve, basta fare una visita in ampiezza. Allora, torniamo al cammino. Un cammino è una sequenza di vertici. Su un grafo pesato possiamo definire quello che è il peso di un cammino. Un grafo pesato assegna un peso a ciascun arco, quindi una funzione di peso che, dato un arco, che chiamo W, che dato un arco restituisce un numero reale che rappresenta il peso di quell'arco, di un arco singolo. Se invece voglio parlare di grafo di peso di un cammino, vabbè, nel modo naturale sarà la somma dei pesi degli archi che connettono i vertici del cammino. Questo è facile da definire sui grafi semplici, perché quando ho una sequenza di vertici, gli archi che li collegano sono definiti in modo univoco. Se ho un multigrafo dove tra due vertici posso avere due archi diversi che hanno peso diverso, allora non mi basta dare l'elenco dei vertici, mi serve anche dire esattamente tra ogni vertice e quello successivo quale arco prendo, quindi mi serve anche un elenco degli archi, non solamente di vertici, nel caso in cui sia un multigrafo. Quindi è un pochino più complicata la definizione nel caso generale. Nel caso dei grafi semplici, siamo qui. Cammino minimo. Cos'è un cammino minimo? Il cammino minimo tra due vertici, che qui ho chiamato U e V, è definito come il cammino tra U e V che abbia il valore più piccolo possibile, il valore minimo della funzione peso. Non è tautologico, perché ho definito il peso di un cammino in generale. Poi prendo due vertici specifici, considero i cammini tra questi due vertici, considero i pesi di questi cammini, cerco di capire qual è il cammino che ha peso minore, quello lo chiamo cammino minimo. O cammino più breve, shortest. Quindi più breve uguale, per definizione, lo decido io, lo chiamo io così, quello che ha il peso minore. Quindi sto dicendo la lunghezza, tra virgolette, che non esiste, è uguale al peso. La somma dei pesi dei singoli archi che attraverso. È intuitivo, l'avremmo definito così comunque. No? Allora, in questa presentazione, per indicare il peso del cammino minimo, lo uso col simbolo delta. Delta è il minimo, la lunghezza del minimo percorso tra U e V. È un numero, non è il percorso, è la lunghezza del, il peso di. Se per caso V non fosse raggiungibile da U, perché può sempre capitare, qui abbiamo dato per scontato che fosse raggiungibile, ci siamo posti il problema come faccio a minimizzare il costo, il peso. Può darsi che non sia raggiungibile, allora in quel caso convenzionalmente piazzeremo un infinito, un simbolo per dire questo non è raggiungibile.
la distanza minima è infinita, cioè non esiste, non può raggiungersi. Allora, in un grafo in generale, quando dico cercami il cammino minimo, posso voler dire tre cose diverse. Posso richiederti posso richiederti il cammino minimo tra due vertici assegnati, cioè da, dicevamo prima, da None a Bosco Nero. Qual è il cammino minimo? Oppure potrei chiederti, dato un vertice di partenza, calcolami a raggiera tutti i cammini minimi verso tutti gli altri archi, verso tutti gli altri vertici del grafo, raggiungibili ovviamente, quindi della stessa componente connessa. Che problema è diverso? Uno ha un cammino da A a B, da U a V, l'altro è da U a tutti gli altri. Calcolameli tutti. Quello che si scopre è che in realtà gli algoritmi per queste due sono la stessa cosa. Nel senso che gli algoritmi per trovare un cammino segnato sono praticamente gli stessi, cioè con la stessa complessità te li trovano tutti. E ne vedremo un paio. Poi c'è il problema più ampio che si chiede, trovami tutti i cammini minimi tra tutte le possibili coppie di vertici. Qui non è assegnato U e trovami tutti i punti di destinazione, ma tra tutte le possibili partenze, tutti i possibili punti di arrivo, quali sono i cammini minimi? E quindi lo chiamano all pairs shortest path, il cammino minimo tra tutte le coppie possibili di vertici. Questo è un algoritmo, richiede algoritmi diversi rispetto a quelli precedenti, perché quelli precedenti avevano una certezza che parti da U, e quindi la distanza minima da U a U è zero. Invece qui non hai nessuna certezza, devi ripeterlo, diciamo intuitivamente, ripeterlo per ciascun vertice di partenza. Ok, e che cosa, qual è la risposta alla domanda trovami il cammino minimo? Prima abbiamo visto qual è, quali sono le sfumature della domanda. Tra due vertici, tra uno e tutti, tra tutti e tutti. Qui è, che cosa mi devi rispondere? Beh, a seconda dei casi mi può servire o mi posso voler accontentare del valore della distanza. La distanza minima è 9.3. Ok, mi basta, perché so già che è minore o maggiore di una certa soglia che mi interessa. Oppure voglio metterla in fattura, quello è. No? Ti devo rimborsare le spese di viaggio? Allora io ti rimborso le spese di viaggio sulla base del cammino minimo. Se tu ti vuoi fare il giro del mondo, sono fatti tuoi, io non te lo rimborso. Non mi importa il cammino che hai fatto, quello che avresti dovuto fare. Mi importa quello che io ti devo rimborsare, tanto per fare un esempio semplice. Quindi mi interessa solo il valore. Oppure mi interessa magari anche il valore, ma soprattutto il cammino, cioè qual è la strada da fare. Allora, se dovete fare un navigatore, non mi basta che il navigatore vi dica tra 626 km sarai arrivato, ma vorreste anche magari che vi dicesse da che parte andare, no? Per il primo chilometro, ecco, perlomeno, no? Uno alla volta. E quindi in questo caso voi il cammino, cioè, come abbiamo definito, la sequenza di vertici, o nel caso di multigrafi, la sequenza di archi. No? Nel caso del navigatore, dove la strada è un multigrafo, vuoi la sequenza di archi, perché tu quando hai degli svincoli, dei viadotti, una strada che passa sopra, l'altra che passa sotto, non è indifferente prendere una o l'altra. No? Vuoi sapere esattamente qual è la strada che porta da qui a lì, se ce n'è più di una. Ok, quindi a seconda della domanda che ci fanno, l'algoritmo potrà essere leggermente diverso, perché calcola o non calcola questo. Diciamo che tutti gli algoritmi principali lavorano sul valore. E poi come sottoprodotto, se faccio attenzione, se mi prendo nota di qualche cosa mentre va avanti l'algoritmo, riesco anche a ricostruire il cammino. Beh, proviamo a ragionarci prima su un esempio. Ad esempio, qual è il cammino più breve tra S e V? Come procederemo? Cerchiamo chiaramente di inventarci un modo sistematico di procedere, no?
Allora, tra S e V, innanzitutto chiediamoci se V è raggiungibile da S. Sì. E io vedo alcuni modi in cui lo posso raggiungere, fare S UV, poi fare S X UV, poi potrei fare S X Y V, S U X V, forse non l'avevo ancora detta, S U X Y V, sono tutti cammini possibili tra S e V. Per ciascuno di questi cammini è definibile un peso che appare la somma, ad esempio per SU XV il peso del cammino è 3 SU più 1 UX più 4 XV. 3 più 1 4, 4 8. Per il cammino SUV il peso è 3 più 6, 9. Per il cammino SXV è 5 più 4, 9. L'altro è 5 più 6, 11 più 7, 18. Quindi, a occhio, il cammino minimo tra S e V direi che è quello che passa da U e X, tra quelli che abbiamo visto così a occhio. SUXV. Cioè da U potevo raggiungere V direttamente, anche da X posso raggiungere V, però mi conviene passare da U o mi conviene passare da X? Beh, dipende da quanto mi costa arrivare a U più 6 oppure quanto mi costa arrivare a X più 4. E fin lì è facile. Quanto mi costa arrivare a X? Beh, 5. Oppure no? Oppure per andare da S a X, che potrei andarci direttamente, che costa 5, c'è un'altra strada che fa S U X, che è più lunga, diciamo, in termini di numero di passaggi, ma costa meno, a peso inferiore, 3 più 1. Allora, ciò che mi devo chiedere nodo per nodo è, tra le strade alternative che ho per arrivare a quel nodo, quale mi costa meno? Per entrare in X, da S posso passare da qui o posso passare da U? Quale costa meno? In questo caso costa meno passare da U. Quindi tutte le volte che sto pensando a un percorso che passa da X, dovrò pensarlo attraverso U. Non importa se poi da X voglio andare a V o voglio andare a Y. Se decido che devo passare da X, conviene passare da U. Sempre. Se decido che voglio passare da U, conviene arrivarci direttamente da S. Perché l'alternativa sarebbe fare SXU, che è più lunga. Fa 7 anziché 3. Quindi ogni nodo, noi chiedevamo il modo migliore di arrivare a V, ma per fare il percorso migliore fino in fondo devo fare scelte migliori passo per passo. Quindi ogni nodo ha un modo migliore per essere raggiunto dalla radice S. E lo vediamo dopo quando formalizziamo il problema e lo analizziamo, il modo migliore per raggiungere V si ottiene concatenando i modi migliori per raggiungere i vertici intermedi. Quindi se io ho un modo per passare da X, che è il modo migliore, e il cammino minimo per arrivare da S a X, se l'ho trovato, allora il cammino minimo per arrivare a V o non passa proprio da X, e va bene, è legittimo, oppure se passa da X, ci passa esattamente con lo stesso percorso minimo che ho trovato quando consideravo X da solo. Questo è il ragionamento di partenza su cui funzionano tutti gli algoritmi. Cioè non mi devo mai chiedere, ok, ho trovato, qual è il modo migliore di raggiungere X? La risposta non può dipendere da dimmi qual è la tua destinazione finale, ma perché vuoi arrivare a V o vuoi arrivare a Y? Non
Non mi importa, non ti importa. Non, il modo migliore per arrivare a X non dipende da qual è la destinazione successiva. Se è migliore per arrivare a X vuol dire che il percorso da S verso X è più piccolo. E se ho più modi per arrivare a X, conviene scegliere il migliore. E se per arrivare a Y decido che mi serve passare da X, lo farò col percorso migliore. Non ho dubbi in questo caso. Quindi, stiamo ragionando quindi contemporaneamente di vertici, di ogni vertice ci stiamo chiedendo qual è il modo migliore per essere raggiunto. Allora, sicuramente per ogni vertice mi serve ricordarmi qual è il cammino minimo, o perlomeno la lunghezza del cammino minimo, dalla sorgente fino a quel vertice. Dicevamo, x lo so raggiungere con 4. Quindi ai fini del calcolo del percorso di v, io ho un 4 più 4, passando da x. Poi questo 4 di x, adesso mi sono dimenticato come ci sono arrivato, ma so che vale 4. Più 4 di arco. E u quanto vale? Vale 3. Allora questo percorso di entrata x vale 3 più 6. E questo percorso di entrata v vale 7 più il cammino minimo verso 7. Quant'è il cammino minimo verso 7? Non lo so, sarà 11 probabilmente, no. Non è 11 perché non faccio x più 6. Sì, perché se faccio x più 6, x vale 4. Abbiamo già detto una volta che x vale 4. Non possiamo pensare che x valga 4 quando voglio arrivare a v e pensare che x valga 5 quando voglio arrivare a y. X vale 4. Quindi, poi 4 non è che sia evidente a occhio sempre, dobbiamo calcolarlo. Però il nostro obiettivo è appiccicare ad ogni vertice il valore del cammino minimo fino a quel vertice lì. Questo mi servirà per decidere se quel vertice mi serve o non mi serve per costruire i cammini minimi a valle. E poi mi serve anche ricordarmi, ok, so che x vale 4, ma come faccio ad arrivarci con posto 4, con peso 4? Passando da u. Allora, dentro x mi devo salvare il percorso che devo fare per arrivarci. Ma mi serve proprio salvare tutto il percorso partendo dalla sorgente e andando avanti? No. Perché qualunque sia il percorso per arrivare a S, no, a, come si chiamava questo qua, il nostro amico, X, qualunque sia il percorso per arrivare a X, quello che conta è l'ultimo passo. A X ci arrivo da U. Decido che è più furbo arrivarci da U piuttosto che da S, piuttosto che da... Basta, perché non ho altri archi entranti. E quindi dentro S, per sapere qual è il cammino minimo, non mi interessa salvarlo tutto, mi interessa solo ricordarmi, ci arrivo da U e ci arrivo con peso 4. Sì, ma ci arrivo da U, non ti dice tutto. Eh no, certo che non ti dice tutto, però se voglio sapere come ci arrivo a sua volta U, vado a chiederlo a U. Caro U, ah sì, sono io, cosa hai da dirmi? Io ho peso 3 e ci arrivo da S. Quindi basta che ogni nodo si ricordi il suo peso e la sua provenienza. La provenienza grazie alla quale può ottenere quel peso. Proprio perché una volta che ho deciso di passare da un nodo, c'è un solo modo per arrivarci. Gli altri non conviene considerarli più, e quindi non mi devo salvare tutto il percorso, mi devo salvare solamente il nodo precedente. Allora, tutti gli algoritmi che lavorano sui cammini minimi, a ogni nodo associano perlomeno queste due quantità, il peso del percorso che va dalla radice fino a quel nodo e il riferimento al vertice precedente. E matematicamente in simboli lo indichiamo con P di V, P sta per precedente. Quindi non è tutto il cammino, ma solamente un nodo precedente, no? Il che semplifica di molto il nostro lavoro. Allora, proviamo a farlo su questo grafo qua, no? A riempire queste proprietà. L'unica cosa che sappiamo quando iniziamo la ricerca dei cammini minimi a partire da S
è che la distanza per raggiungere S è 0. Vabbè, grazie, ci sono già. E ovviamente il vertice precedente non esiste. Poi, vediamo un po', il vertice U, qual è il modo più furbo di raggiungerlo? E U si può raggiungere da qui o si può raggiungere da qui? Il modo più furbo, adesso noi lo stiamo facendo in modo ancora intuitivo, non abbiamo ancora un algoritmo in mano per essere sicuri di non sbagliare, ma su questo grafo qua ce la possiamo fare. Direi che conviene arrivare da S, perché se arrivo da S ho peso 3. Non riesco a vedere nessun altro percorso che arrivi a U e mi dia un peso totale minore di 3. Quindi il percorso migliore che vedo è quello che mi dà peso 3 ed è quello in cui si arriva a U provenendo da S. Diverso a X. X abbiamo detto che potrei raggiungerlo da S con 5, ma è meglio raggiungerlo da U. Meglio raggiungerlo da U con un peso pari a il peso di U, che è 3, più l'arco, che è 1, 4. Notate cosa ho detto per scrivere questo 4. Non ho detto 3, che è questo arco, più 1, che è questo arco. Ho detto il peso di U, che so già valere 3, più l'arco. Poi, in questo momento, quando sto ragionando su X, non mi interessa più come sono arrivato ad U. So solo che mi hanno detto che ci arrivo con 3. E quindi al 3, che è il modo che io ignoro per arrivare a U, ci aggiungo l'1, che è il modo noto per passare da U a X. Poi per quanto riguarda V, a V ci posso arrivare da U, da X o da Y? Da U ci arriverei con che peso? Il peso di U più 6. Quindi avrei U più 6, 3 più 6 farebbe 9. Da x ci arrivo con il peso di x più 4, 4 più 4 fa 8. E da y non lo so, perché ci arriverò col peso di y, che però non ho ancora determinato, non conosco ancora, più 7. Vabbè, per ora non lo so, cominciamo a mettere il meglio che sappiamo, poi quando conosceremo y eventualmente andiamo ad aggiornarlo. Quindi tra i due che conosco, U e X, il modo migliore è fare X più 4, perché X vale 4, più 4 vale 8. Quindi V mi sembra per ora che sia conveniente arrivare da X con peso 8. Però non sono ancora sicuro, mettiamocelo ancora con un punto interrogativo. Poi a questo punto abbiamo y, vediamo un po', y lo posso raggiungere da x o da v, e basta. Da x lo raggiungo con 4 più 6, da v lo raggiungo con, sarebbe 8 più 2, perché v per ora è 8, cioè avrà un punto interrogativo vicino, ma per ora è 8. Conviene fare x più 6 o v più 2? È uguale, tanto fa sempre 10. 4 più 6 oppure 8 più 2 fa sempre 10. Scegliete quello che preferite. Scegliamo V che in ordine alfabetico viene prima, ma se proprio vogliamo avere un criterio, ma non cambia niente. Ecco, adesso che ho trovato che Y vale 10, vediamo un po' questo punto interrogativo. Sappiamo che si poteva arrivare a V anche passando da Y. Conveniva? 10 più 7, no, che non conveniva, avrei dovuto pagare 17 quando in realtà ho già un 8. Quindi questo 8 è definitivo. Allora questa tabellina, la parte inferiore delle due, rappresenta i pesi di tutti i cammini minimi, se non abbiamo sbagliato qualcosa, a partire dal vertice S verso tutti gli altri vertici. E abbiamo ripetutamente fatto il ragionamento cammino minimo, peso del cammino minimo fino al vertice precedente più peso dell'arco, e abbiamo fatto dei confronti, è meglio di qua, è meglio di là.
Ciò che ci manca è un metodo sistematico per fare questi confronti, ovviamente. Per essere sicuri di non aver dimenticato l'unico confronto chiave che mi sblocca tutto. L'unico percorso chiave che mi sblocca tutto. Qui mi danno i pesi. E poi so anche i percorsi. Ce l'ho scritto in un modo un po' strano, perché dice, per arrivare a V cosa devo fare? Per arrivare a V devi passare da X. Ma per arrivare a X però arrivaci da U. E a U ci arrivi direttamente da S. Quindi attraverso questa tabellina riesco a ricostruire il percorso, in realtà l'ho ricostruito all'indietro, no? Partendo da V mi dice da dove ci devo arrivare? Da X. E da X da dove ci devo arrivare? Da U, eccetera, eccetera. Quindi in ogni nodo ho l'informazione del nodo precedente da visitare. Quindi partendo dall'arrivo torno indietro fino alla sorgente. E avrò la sequenza del cammino al contrario. Poi vabbè, mi basta girare l'array al contrario e ho la sequenza giusta se mi piace. Tutto questo funziona, come dicevamo prima, perché il concetto di vertice precedente in un nodo intermedio del cammino non dipende, non deve dipendere dalla destinazione finale. Quello che conta è il peso con cui ci sono arrivato. Per cui, adesso qua è un pochino formalizzato, cioè diciamo che dalla sorgente U voglio arrivare a due destinazioni diverse, V1 e V2. E che nei cammini minimi ci sia un percorso, un nodo intermedio W, che appartiene ad entrambi i cammini. Allora, il predecessore di W, il P di W, quindi il nodo prima, da dove arrivo per arrivare a W, da dove entro, da dove conviene passare, lo posso scegliere in modo da ottimizzarlo, in un modo unico, ai fini di ottimizzare sia P1 che P2 contemporaneamente. No, quello che dicevamo prima, il modo più furbo per arrivare a X non dipende da dove voglio andare dopo che sono passato da X. Dipende solo da come faccio ad arrivarci. No, e questo è quello che ci permette di condensare tutti i cammini in queste due semplici tabelline. Tra l'altro non contengono il cammino tra S e V, contengono tutti i cammini da S a tutti gli altri vertici. Quindi a noi serviva scoprire V, ma con lo stesso costo li abbiamo scoperti tutti gli altri. Non potevamo ignorare Y a priori. Non posso mai sapere se conviene. Non posso mai a priori ignorare un vertice, anche se non è la mia destinazione, perché come faccio a sapere se non convenga passare di là? E quindi dovrò sicuramente anche trovare il percorso minimo per un altro vertice per essere sicuro che non serva per la mia destinazione. No, per quello che dicevo che gli algoritmi per il calcolo del percorso minimo tra S e V in realtà allo stesso costo me li calcolano tutti i percorsi minimi che partono da S, chiaramente, che partono dalla stessa sorgente. Vabbè, io mi fermerei qua, poi da qui in avanti c'è un passo di formalizzazione in più in cui si vede che la visita è un grafo e poi il passaggio algoritmico che ci serve, no, poi per implementarlo, ma direi che questo lo possiamo rimandare fino a lunedì.